quella vela piegata alla luce, stanca d'isole, una goletta che batte il mar dei Caraibi per ritornare, potrebbe essere Odisseo, diretto a casa attraverso l'Egeo, quel desiderio di padre e di marito, sotto l'aspro livore della vecchiezza. È come l'adultero che sente il nome di Nausicaa in ogni grido di gabbiano. E questo non assicura la pace. L'antica guerra tra ossessione e responsabilità non può finire, ed è la stessa per il naufrago e per chi sul lido ora infila i piedi nei sandali per rientrare. Da quando Troia ha spirato l'ultima fiamma e il macigno del cieco ciclope ha alzato le acque, dalle cui ondate i grandiosi esametri giungono alle conclusioni dell'esausta risacca. I classici possono consolare, ma non abbastanza.